Sarà un video vlog barra full day of eating e è tantissimo tempo che non giro un video, lo so, non mi picchiate per questo, però io penso bisogna girare dei video insomma quando si ha voglia, no? Se gli altri giorni non ne ho voglia, magari sono un po'... non ha senso girare dei video, anche perché poi non li monterò mai, quindi sappiatelo. E niente, sono in ferie, sono ufficialmente in ferie da martedì pomeriggio, quindi sono in ferie. Oggi è giovedì... giovedì, non mi ricordo il numero, perfetto, credo sia giovedì 26, non erro, se non erro non lo so. Comunque sto facendo colazione, vi ho mostrato questa qui, è la mia colazione che sto facendo recentemente perché mi piace tantissimo, non l'avrei mai detto di mangiare spinaci con le uova a colazione, le uova sì, ma gli spinaci no. Comunque mi sta piacendo tantissimo, è molto molto saziante, nutriente ed è il... cosa sto mangiando? Pane integrale, due fette di pane integrale, e, anche se ci starebbe bene dell'avena, però non so, sti giorni c'ho voglia di pane integrale, vabbè. Pane integrale, uova strapazzate, un uovo e il resto albumi, spinaci, perdonate il telefono, spinaci e poi ovviamente una bella ciotola di yogurt con della frutta. So che le fragole non sono di stagione, ne sono consapevole, sono la prima a guardare sempre le cose di stagione così, però l'ho vista e mi hanno tentato e l'ho presa. Proseguo la mia colazione perché oggi avrò un pochino di cose da fare e niente, mi seguirete. Allora, eccomi qua, sono prontissima, sto uscendo di casa e vedo dove sto andando. Sto andando al Lidl perché c'è l'offerta con tutta la roba della palestra, non che mi interessi più di tanto, cioè devo prendere sempre dei pantaloni a mia madre, gli devo prendere di yogurt, un po' di insalata e che altro avevo visto? Ah, un giacchetto della palestra, quindi vado. Che tra l'altro mi stavo dimenticando di dirvi, a Lidl ci sono anche gli integratori BCA eccetera eccetera, però sinceramente non è che mi fidi molto a comprare quella roba, Questa mattina versione sfigatella con queste scarpe da running della Nike, perché praticamente le cose, come si chiamano? Le Stan Smith mi hanno fatto uscire la vescica dietro al tallone. Let's go baby! Yeah, la mia macchinina che tra l'altro fa schifo. Per la serie ma è una gioia, sono andata al Lidl per prendere lo Skyr oppure il Quark e non c'era nessuno dei due, bello, tra l'altro erano anche in offerta, quindi proprio top. Ho preso questo giacchetto qui, in grigio, e lo volevo in nero, però in nero non aveva i polsini qui, quindi l'ho preso grigio. Poi ho preso 4 pacchi di cuori di iceberg che erano in offerta e poi ho preso l'acido balsamico. E poi mi sono fermata anche in profumeria. E ho preso queste due maschere qui, che praticamente sono maschere coloranti, e qua dice color mask, colore trattamento, si attenuano in 4-5 lavaggi, e le ho presi perché li ho visti che da Francesca Brandina, che è anche lei qui su YouTube, che sarebbe Francesca Fitness Freak,
E ho voluto provarli. Arancina, se prendere il marron glacé chiaro oppure il marron glacé castano. Invece ho detto, beh, andiamo sul biondo, vediamo. Quindi adesso cosa farò? Innanzitutto mi cambierò perché già appena arrivo a casa mi devo cambiare e le proverò subito. Diciamo che non è proprio biondo, a me sembra più scuro. Comunque, vabbè, vediamo un po' che cosa uscirà fuori da questo esperimento, ma intanto devo stare in posa una decina di minuti, quindi intanto mi faccio merenda. La mia merenda, il burro di arachidi, oggi uso quello della My Protein, mela e appunto burro di arachidi, eccolo qui. E sto usando anche questo qui di burro della Vermont che ho preso in palestra. Questo qui, se lo prendete su Yav Store costa molto di meno, sta a metà prezzo praticamente, però siccome non dovevo prendere nient'altro l'ho preso lì. E questo è il cioccolato bianco, è molto molto buono, solo che ci sono i pezzetti di arachidi che non è che mi facciano impazzire, preferisco quello proprio liscio liscio, però non è male. E adesso diamoci alla merenda, senza fare danni. Yummy! Ho coperto la videocamera perché voi non potrete mai immaginare quello che è successo dopo la maschera. Ricordate? La maschera era un riflessante biondo? Bene. Ora sono mora. Io non so cosa sia successo. Lì c'era scritto di tenerlo in posa 5 minuti, 10 minuti se si voleva un effetto più intenso. Credo sia un po' troppo intenso. Secondo me o hanno sbagliato a mettere la bustina all'interno della scatola o l'hanno invertita, non lo so, però devo dirvi la verità, a me non mi dispiace, era già un po' che mi frullava nella testa di farmi un po' più scura, insomma di attenuare il biondo sulle punte e devo dire che è venuto molto molto bello perché poi ho questi riflessi rossicci che sono fantastici. Mi hanno sfatto, ho fatto una cosa positiva, visto? Quindi adesso continuo la mia merenda. Ma la meraviglia del mio giacchetto Lidl, cioè è fantastico, guardate anche il polsino e il cappuccio, mi sembra 9,99 l'ho pagato ed è troppo carino. Io ho preso una S e vi dirò, è leggermente cortino di maniche, sento che tira qui il pollice, però per il resto qui, cioè, mi sta bene, anche bello larghetto, quindi vedete voi. Io vi dirò, sopra come taglia normalmente porto una S e vi faccio un esempio, le magliette di H&M, che è un esempio un po' più comune, devo prendere la XS perché la S è tipo così. Allora sono sul divano a non fare un cavolo, praticamente c'è dalla finestrella lì dal lucernario arriva un po' di luce ed è proprio bello perché non lo so, si sta bene. Non so se anche voi vi mettete così sul divano. Io sì. Cioè, non sono una persona normale che si mette sul divano distesa, no, devo stare così, vabbè. Cosa volevo dirvi? Niente, che praticamente, cioè, avrei mille cose da fare, ma fondamentalmente non mi va perché sono in ferie. E quindi allora non fare niente. In teoria avrei tutti, non so se si vedono. Ecco, quello stendino di panni. Dovrei piegarli tutti, ma non mi va. E non penso lo farò, aspettate perché ho qualcosa nell'occhio, non penso lo farò stasera perché alle 9 farò la video diretta su Instagram. E un'altra cosa volevo dirvi, mi chiedete in tantissime queste tinte labbra che utilizzo, di che marca sono. Sono della Deborah e sono le, aspettate che avevo visto tipo 5 minuti fa, sono della Deborah e sono le Liquid Lipstick. Liquid Velvet Lipstick e per niente ce l'ho in, aspettate perché c'è qualcosa che niente, non se ne va. Sto per morire, aiuto. Tra l'occhio e la tosse, ecco, mo pure uno starnuto sta per arrivare, no? Non capisco che cavolo c'ho, devo andare in bagno, vabbè. E vi stavo dicendo che ce l'ho in tutte le tonalità che mi hanno mandato. E sono bellissime, durano veramente tantissimo. Io le ho utilizzate, ho utilizzato quella rossa al cenone di Natale ed è durata veramente tutta la cena, tranne quando è arrivato il punto di mangiare i calamari che erano in,
trinzi d'olio, no, i calamari, scusate, i gamberoni che erano in trinzi d'olio, quindi mi sono spalmata tutto il rossetto sulla faccia e Lorenzo mi ha fatto notare, guarda, forse è il caso che vai in bagno, ma forse, infatti ero tipo, cioè ce l'avevo fino sotto al naso, vabbè, che devo fare? Che questo è quanto? Volevo aggiornarvi sul fattore palestra, visto che adesso sono qua rilassata. Praticamente mi sono iscritta in palestra il 19 dicembre, quindi è già un mese che vado. E mi sono iscritta perché mi stavo stufando a casa, non stavo più ottenendo risultati, mi stavo deprimendo. Poi ho avuto un periodo molto pesante nel quale ho preso peso e quindi mi stavo proprio demoralizzando. Per dare uno shock, diciamo, alla mia vita, alla mia routine di fitness, quindi ho deciso di iscrivermi in palestra. Fortunatamente ho trovato una palestra che mi soddisfa veramente tantissimo. Sono stata molto attenta nel cercare una palestra che venisse incontro alle mie esigenze. Io cercavo una palestra dove ci fossero persone che sapevano fare il loro lavoro, perché ci sono molti personal trainer, molti istruttori che non sanno fare il loro lavoro, come in tutti gli altri ambiti, insomma. Se uno lo fa con passione, il lavoro lo fa fatto bene. È una palestra formata da tutti i giovani, quindi diamo lavoro ai giovani e sono veramente felicissima perché aiuto, no, non sto male. Perché l'istruttore mi sta seguendo veramente molto bene e sto ottenendo veramente molti risultati che non immaginavo. Cioè, veramente, magari per qualcuno di voi potrà sembrare una cazzata, ma riuscire a fare un hip thrust con, mi sembra, non mi ricordo se erano 50-60 kg, è tanto per me, per una persona che comunque si è sempre allenata a casa, e sono veramente entusiasta di questo. E niente, praticamente sto andando in questa palestra, mi sto trovando veramente molto, 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 molto bene. E praticamente è diventata la mia seconda casa perché praticamente vado al lavoro, torno, pranzo, poi sto un po' qui a casa, mi guardo un po' una vita, queste cose qui, e poi verso le 3, 3 e mezza vado in palestra e sto lì praticamente fino alle 6 e mi alleno veramente tanto, nel senso che faccio prima sala pesi, quindi circa un'ora, 1 ora e 10 di sala pesi, e successivamente faccio del cardio perché ovviamente ho della massa grassa da togliere che ho accumulato in questi mesi e quindi faccio anche del cardio e questo è quanto come alimentazione perché spesso aspettate, spesso mi chiedete anche per l'alimentazione come alimentazione diciamo che c'è stato un periodo che avevo iniziato a seguire le Fit Fits Your Macros quindi a conteggiare i macronutrienti ma è veramente uno strazio oltretutto non riscontravo cambiamenti sia dal punto di vista fisico, cioè guardandomi allo specchio, sia dal punto di vista della bilancia, perché comunque secondo me un conto è se avete una tabella prestabilita fatta sempre con i Fit Your Macros che vi viene data da un personal trainer o qualcuno, perché altrimenti secondo me dà troppo troppo stress e lo stress sappiamo che alza il cortisolo e il cortisolo non fa perdere peso. Quindi sto continuando a seguire la Portion Control Diet con la quale mi sono trovata benissimo e squadra che squadra che vince non si cambia, quindi continuerò con quella almeno fino a quando non arriverò nel periodo diciamo pre-estivo, quindi casomai aprile-maggio, non lo so, per fare comunque un cut perché l'alimentazione è così, ragazzi, l'alimentazione va ciclizzata, c'è poco da fare. E niente, quindi non so se poi lì conteggerò i macros, ma non credo, penso abbasserò massimo, abbasserò la fascia. Attualmente sono nella terza fascia, quindi se non sbaglio è quella dalle 1800 alle 2000 calorie e mi trovo benissimo, cioè veramente mangio come un porcello, come potete notare anche voi dalle stories su Instagram.
E ricordo, seguitemi su Instagram perché lì veramente pubblico un sacco di cose, un sacchissimo. E quindi seguitemi su Instagram. E basta, adesso vado a giocare un po' a The Sims e poi preparo il pranzo. Allora, visto che non ho niente da fare e rendiamo questo videoblog utile, vi farò vedere come faccio il mio meal prep. Visto che non ho niente da fare, mi metto a fare il meal prep. Allora, innanzitutto, di cosa ho bisogno? Di una vaporiera. Questa qui l'ho acquistata al Lidl. In tantissime mi avete chiesto come mi trovo, eccetera, eccetera. Io mi ci trovo benissimo, ragazze. Sono praticamente tre cestelli dove potete cuocere le varie pietanze. Ovviamente c'è anche un libretto delle istruzioni dove dice i tempi, però io vado molto, cioè vado, vedo con la forchetta, insomma, se sono cotti, eccetera. Quindi cosa andrò a cucinare? Allora, cucinerò gli asparagi, un sacchetto di asparagi, poi dei broccoli, poi andrò a cucinare anche delle patate dolci che ho qui sotto, eccole qua, delle patatine dolci. E ci stanno, sì, quante sono? Sono tre piccoline patate dolci. E poi vado a cucinare un petto di pollo intero perché prediligo la cottura a vapore. Perché comunque attraverso la cottura al vapore è l'unico modo per mantenere le sostanze nutritive dei cibi intatte. Se attraverso le altre varie cotture vanno molto a diminuire, ok? Prediligete la cottura a vapore. Allora, io vado subito a montare. Insieme c'è anche questo cestellino che serve per cuocere il riso, però io non l'ho mai utilizzato, quindi non so. Io dentro già ho messo l'acqua finché non mi dice qui il livello, basta. Vado a mettere il primo cestello, dove all'interno vado a metterci come prima cosa le patate dolci, perché comunque hanno una cottura molto più lunga, quindi le vado a mettere proprio sotto sotto in modo che sono le ultime che vado a tirar fuori. E questa è uscita più una cagata, in teoria dovrebbero essere tagliate a metà per far sì che si cucinino un po' più facilmente. Ecco qua. Allora, ho aggiunto l'altro cestello sopra. E qui nell'altro cestellino vado a metterci i broccoli. Miei bei broccoli. Poi vado a mettere l'altro cestello. Oh no, questi broccoli sono un po' ignoranti. Ok. E nell'altro cestello invece vado ad aggiungere, vado a metterci gli asparagi. E voilà. Ora aggiungere anche il pollo. Però forse quello mi conviene cucinarlo dopo perché sennò mi viene troppo un casino. Molto semplice. C'è la rotella dove scegliete il tempo. Io metto proprio sempre tutto a manetta, così sto sicura. Anche se poi comunque vi ho detto vado a controllare. Ed ecco qui il mio cestello, la mia torre di cottura al vapore. Poi a parte, in una padella, vado a cuocermi i funghi. Questi non li faccio al vapore perché non mi piacciono, sinceramente. E siccome oggi avevo intenzione di farmi il risotto con i funghi, vado a cuocere i funghi. Metto a cuocere i miei funghetti. E in quest'altra bella pentolina invece vado a mettere l'acqua e vado a cuocere il riso. Come riso io utilizzo quello integrale o il basmati, dipende, però preferisco il basmati perché secondo me ha un volume più elevato rispetto al riso integrale, non so perché ho questa impressione. E vado a farmi cuocermi il riso per 3-4 giorni almeno. Vado a pesare, ovviamente faccio tutta la pesata, diciamo, faccio le mie pesate però divise. Vado a coprire i miei funghetti e invece di qua abbiamo l'acqua per il riso. Adesso vado ad accendere senza fare danni. Ma già l'ho accesa? Sì, già è accesa, complimenti. E niente, quando bollirà andrò ad aggiungere il riso.
Come vedete è molto molto semplice organizzarsi. Ora non potete dire ma sei in ferie, lo stai facendo dalle ferie? No, perché io la sera quando torno dalla palestra ceno, poi mi metto, magari mi guardo la televisione, mi guardo i miei programmi e nel frattempo mi cucino tutte le cose che mi servono per la settimana, quindi no scuse. Ora nel frattempo che tutto quanto si cucina vado a farmi i miei sporzionamenti, vi faccio vedere. Allora, Alfano deve fare una scarpa e il petto di pollo. Io ogni volta che vado me lo faccio fare sempre macinato oppure ne prendo un chilo macinato e un chilo intero. Quindi adesso mi andrò a fare tutti gli hamburger di pollo già pesati e tutto quanto. E poi ho preso anche oh mio Dio, del macinato di manzo per fare sempre degli hamburger. Allora, tutto pronto, broccoli scatolati, asparagi scatolati e patate dolci anche. Adesso le faccio raffreddare e poi le chiudo. Qui ho pulito i petti di pollo, praticamente questi qui e quello li devo mettere sotto vuoto e questi già stanno in cottura. Qui c'è il riso pronto e niente, vado a rubare giù la macchinetta a mia madre. Ho fatto anche gli hamburger con la carne di manzo, che ho già congelato, e ho congelato anche gli hamburger di pollo. E adesso vado giù da mia madre a farmi dare la macchina per mettere sotto vuoto e metto sotto vuoto i petti di pollo. Accendiamo insieme l'invenzione del secolo. Top. Petto di pollo messo sotto vuoto, è fantastico. Pranzo, allora, ho messo i funghi con il riso e poi dentro ci ho messo la carne macinata. Adesso faccio cuocere tutto bene insieme ai funghi, la carne, eccetera. E poi vado ad aggiungere tutte le mie spezie e tutto quanto. Non fate caso al fazzoletto impiegato così. Come olio vado a metterne un cucchiaino di questo qui che ho preso al Conad. Praticamente è un olio spray. E questo qui è al tartufo, sarà di diversi gusti, c'era quello classico, olio d'oliva, poi c'era peperoncino, limone e io ho voluto quello al tartufo, quindi ne vado a mettere un cucchiaino dentro il mio mappazzone. I'm sitting eyes wide open and I got one thing stuck in my mind. Wondering if I dodged a bullet or just lost the love of my life. No, aspetta, voglio iniziare prima dall'insalata perché il risotto me lo voglio proprio gustare alla grande. Allora, sto preparando il mio necessario per andare in palestra e come post workout, subito dopo l'allenamento, mangio sempre due gallette di riso e uno scoop, diciamo uno shaker di proteine. Sto mixando un po' le proteine, nel senso che un giorno uso una, un giorno un'altra. Allora, oggi va per le Impact Whey isolate della MyProtein gusto vaniglia, però alle quali aggiungo sempre del bolero. Invece le altre proteine che sto utilizzando sono queste qui della Select Omni Nutrition. Queste sono i frutti di bosco. E questo è il mio post-workout. Invece durante il mio workout prendo BCA... Che cos'ho? Durante il mio workout prendo BCA e glutammina. La glutammina la prendo anche post workout prima di andare a dormire. E come BCA, ieri ho utilizzato quelli della MyProtein gusto tropicale, che però non è proprio tropicale. Invece oggi vado per queste qui, sempre della Self Omni Nutrition. Queste qui sono tè alla pesca. E sono 20, questi BCA sono 20 fantastici. Quindi vado a comporre il tutto. Ho finito 1 ora e 52, 710 calorie. Allora, allenamento finito, è andato benissimo. Mi aspettavo la scheda nuova, invece il mio istruttore non ha fatto tempo a farmela, però vabbè, ci pezzeremo domani con le gambe. Cioè, praticamente per le gambe mi ha fatto tutti i giorni nuovi per petto, dorso, tricipiti, bicipiti.
no. Quindi e adesso devo andare a casa a farmi la doccia, che poi devo riandare al Lidl perché mia madre non so che cavolo deve fare al Lidl. E comunque, visto che ci sto, ne approfitto e mi prendo lo yogurt. Forse una gioia. Allora, doccia velocissima. Mi stanno arrivando, cioè, pensate, i dolori dell'allenamento di ieri, cioè, ai quadricipiti. Stanno facendo male, ormai le chiappe, penso, quelle, ormai i dolori si sono assestati perché non si sentono più. Vado a farmi la doccia velocemente e basta. Allora, siamo andati al Lidl e praticamente lo skyr, lo yogurt, non c'era comunque. Però ho fatto razzia di quark, tanto più o meno i valori nutrizionali quelli sono. E niente, adesso andiamo a casa perché sono le 7 e qualcosa e bisogna preparare la cena e poi dopo dobbiamo fare la diretta alle 9. Questo è il bottino da Lidl, mele, se non sbaglio sono tipo 2 kg e poi allora, è ora di cena. E cosa si fa all'ora di cena? Si mangia. Per cena stasera farò i broccoletti che mi ha dato mamma, e li ripasso in padella, insomma li riscaldo un pochino con un pochetto d'olio, e poi pollo, quello che ho cotto oggi, e a seguire olive verdi e poi mi manca mezza porzione di blu praticamente, perché alle olive sono un arancione, no? Secondo la Portion Control Diet, chi si ricorda. Quindi mi manca l'arancione, e come arancione non so, no, cioè mi manca mezzo blu e non so se, sì, so cosa fare. Mi mangerò il mio avocado, perché altrimenti poi mi si ossida un casino. Latticini per oggi possono bastare, quindi avocado. Una cena molto semplice, quindi verdure, proteine e grassi. La sera non mangio i carboidrati perché comunque non mi trovo bene, nel senso, mi farebbe piacere mangiare ovviamente delle patate o qualcosa, del pane, delle wasa, insomma, per cena. Però il mio organismo, diciamo che non tollera i carboidrati la sera, quindi non è un'ottima strategia per me. Ovviamente altre persone sono, cioè possono mangiare carboidrati la sera e non gli succede niente, io personalmente non mi trovo bene, quindi è una cosa che ci tenevo a dire. Quindi niente, adesso ceno perché dopo ci sarà la live verso le 9 e poi dopo ho anche un pochino di cose da fare, giusto un pochino, e quindi niente, perciò chiudo qui il vlog e intanto soffio su la mia cena. Chiudo qui il vlog, spero di avervi tenuto compagnia e spero che insomma vi abbia fatto piacere questo mio ritorno, forse temporaneo, forse non lo so, perché quando mi giro io giro i video, lo sapete, ve l'ho spiegato anche stamattina. Quindi niente, è successo di tutto in questo vlog, ho iniziato il vlog da bionda, dislessia in corso, ho iniziato il vlog da bionda, l'ho finito da mora, quindi buona cena a tutti e ci vediamo al prossimo video, ciao!